Trasportare oggi, in collaborazione con Scania, leader nel trasporto sostenibile. Cari amici di Trasportare Oggi in Air, siamo giunti all'ultima puntata prima della pausa estiva e chiudiamo alla grande, vero Ferruccio? Eh sì, con una puntata tutta dedicata a Scania, con un argomento principale di grande attualità e due ospiti di grande rilievo. Esatto, ma come di consueto partiamo dalle breaking news, ovviamente firmate dal Grifone. Cominciamo con la partecipazione di Scania all'inaugurazione della prima stazione di ricarica pubblica per auto e mezzi pesanti elettrici in Italia. L'apertura dell'impianto realizzato da Ricarica, società del gruppo Fera, a Vado Ligure, nei pressi del corridoio Mediterraneo, è un'iniziativa pionieristica per un trasporto decarbonizzato e sostenibile. E restiamo sull'elettrico, visto che Scania e Northvolt hanno presentato una batteria green per veicoli elettrici pesanti, in grado di durare 1,5 milioni di chilometri, pari quindi alla vita del veicolo. Prodotta con energia da fonti rinnovabili, la sua impronta carbonica è circa un terzo di quella di riferimento del settore. E ancora, Scania Charging Access è l'accesso rapido a una rete di ricarica europea per camion elettrici, che offrirà costi stabili e trasparenti e comunità di fatturazione. Sarà lanciata a ottobre 2023 in vari paesi europei. Chiudiamo con il vecchio endotermico, con l'aggiornamento del sistema CCAP, Cruise Control con predizione attiva, per cambi OptiCruise. La nuova versione non solo è disponibile su tutti i veicoli Scania con cambio G25 e G33 di nuova produzione, ma potrà essere installata anche su tutti i veicoli con cambio di ultima generazione. Scania fornisce soluzioni integrate su misura che mirano ad ottimizzare profittabilità, sicurezza e sostenibilità sia ambientale che economica. Per maggiori informazioni collegati a www.scania.it o visita la tua concessionaria di zona. È facile dire formazione, ma poi bisogna metterla in atto e non è così scontato che venga fatto nel modo giusto, soprattutto nel campo della meccatronica. Sono poche, come sappiamo, scuole specializzate o anche corsi privati all'altezza di creare figure professionali che dovranno avere competenze molto diverse dal passato. Scania dunque ha deciso di fare da sé, creando un percorso di specializzazione non solo gratuito presso un campus ad Arese, ma addirittura retribuito nella parte finale, un diploma IFTS riconosciuto a livello europeo e un contratto di lavoro pronto al termine del corso. Insomma, un impegno davvero forte, quello della filiale italiana del costruttore svedese, e che sicuramente potrà essere preso a modello anche in altri mercati. Per conoscere meglio questo progetto e sapere quali sono i prossimi corsi in programma, abbiamo raggiunto al telefono colei che ha voluto fortemente percorrere questa strada, ovvero Marta Mottana, direttore People and Culture di Tascania, e Mauro Colombo, rappresentante del CNOSFAP, le famose scuole di Salesiani della Lombardia. A te Ferruccio. Buonasera Marta, perché Scania sta investendo in maniera così importante nella formazione dei giovani? Fondamentalmente per due ragioni. La prima è che un po' ovunque il mercato del lavoro è in continuo cambiamento e Scania, che si occupa di soluzioni fortemente innovative, investe tantissimo in ricerca e sviluppo, ha più di altre aziende bisogno di giovani che abbiano quindi quella mentalità aperta al cambiamento. Secondo, strutturalmente in Italia c'è una carenza storica di tecnici. E anche se negli ultimi anni si è investito moltissimo in attività di orientamento, alternanza scuola-lavoro, cose di questo tipo, i ragazzi sono quelli che ancora alla fine degli studi hanno un'idea, un progetto in testa per il proprio futuro, secondo me sono ancora molto pochi. Quindi ci siamo detti, se l'offerta naturale è ancora troppo bassa, facciamo qualcosa di concreto per ampliarla. Come? Ci siamo messi a cercare ragazzi che avessero attitudini e motivazioni giuste per questo mestiere, per il mondo meccatronico, eccetera, per la sostenibilità. E ci siamo detti, prendiamo quei ragazzi con interesse e formiamoli, cioè formiamoli loro internamente, diamo noi le competenze specifiche che loro servono e che la scuola non dà. È nato così un progetto in collaborazione con i Salesiani che ha portato l'anno scorso al primo IFTS sui veicoli pesanti e sulla sostenibilità. Che cosa offriamo ai ragazzi noi? Un percorso di specializzazione e di inserimento lavorativo, che lì abbiamo coniato questo slogan app paga, cioè da un lato li appaga, cioè li stimola, li gratifica eccetera, e paga perché contemporaneamente li sostiene economicamente, cioè la prima parte del corso, quella con le basi, è gratuita, quando si arriva al tirocinio pratico addirittura gli diamo un rimborso spese, quindi retribuita. E alla fine del percorso, a tutti coloro che portano a termine con successo, viene garantito un contratto di lavoro in un'officina della rete Scania. E se un giovane volesse candidarsi al corso? Basta semplicemente andare su un qualsiasi motore di ricerca, digitare Officina Scania Tecnici del Futuro e si
arriva a una pagina dedicata del nostro sito, dove ci si può candidare, si mette i propri dati e si viene richiamati per un colloquio. Benissimo, grazie allora a Marta Mottana. Dunque stiamo parlando di un argomento molto importante e di grande attualità. Restate con noi perché continueremo a parlarne nella seconda parte della trasmissione. Trasportare oggi in collaborazione con Scania, leader nel trasporto sostenibile. Siete di nuovo all'ascolto di Trasportare oggi on air con Ferruccio Venturoli e Luca Barassi, e collegati con noi al telefono abbiamo avuto Marta Mottana, che in Italscania si occupa di risorse umane, ma la definizione del suo ruolo è direttore People and Culture, a dimostrazione di una più moderna filosofia di gestione del personale. Mentre ora proseguiamo a parlare di formazione con Mauro Colombo, rappresentante CNOSFAP Lombardia e della Fondazione Meccatronica Lombardia. Entrambi sono tra i fautori di Officina Scania, i tecnici del futuro. Buonasera professore, per quale motivo un giovane dovrebbe iscriversi a questo corso? Buonasera, io credo che la prima ragione per cui iscriversi a un corso di questo tipo è perché si ha interesse per l'oggetto del corso, e quindi il mondo dei motori, e nella fattispecie anche il mondo dei motori dei camion, però qui andiamo un po' troppo nello specifico. Però credo che l'interesse per la meccanica, per il mondo dei motori, credo che sia il primo requisito per cui vale la pena iscriversi in questo corso, e il nostro obiettivo è che durante il corso questo interesse si possa trasformare in una vera e propria passione, perché credo che fare un lavoro di cui si è appassionati è una cosa estremamente importante. La seconda ragione per cui iscriversi a questo corso è perché si vuole fare la professione di tecnico, quindi non semplicemente di chi da operatore esegue indicazioni di altri, ma di chi affronta i problemi e cerca di risolverli da un punto di vista tecnologico, appunto. E la terza ragione è perché questo corso ha l'ambizione di fornire le competenze richieste dal mondo del lavoro. Oggi uno dei problemi è che il sistema formativo non dà competenze richieste dalle aziende. Questo corso è invece strutturato in maniera tale da rompere questo disallineamento e fornire esattamente le competenze che poi sono richieste dalle aziende e dal mondo del lavoro. Ma questo è un corso cosiddetto IFTS, ci spiega che vuol dire? È un corso post-diploma che consente il conseguimento di un attestato di specializzazione. Sono corsi regionali per cui il progetto verrà presentato all'interno di un bando di Regione Lombardia e se verrà approvato Regione Lombardia finanzierà il corso, che risulterà così essere gratuito per i partecipanti. Grazie professor Colombo. Scania fornisce soluzioni integrate su misura che mirano ad ottimizzare profittabilità, sicurezza e sostenibilità sia ambientale che economica. Per maggiori informazioni collegati a www.scania.it o visita la tua concessionaria di zona. Abbiamo parlato dei corsi di formazione Scania e va detto che la chiusura delle iscrizioni al corso dell'Officina Scania dei Tecnici del Futuro è fissata per il 10 ottobre 2023. Bene, vediamo gli altri appuntamenti a breve scadenza dei Grifoni, a cominciare dall'inaugurazione di Scania Adriatica Cattolica il 29 luglio prossimo. Si tratta di un nuovo distretto per offrire alla dorsale adriatica servizi di assistenza e manutenzione. 9 officine autorizzate Scania e 2 nuove filiali copriranno un territorio che conta 10 province. C'è poi il Salone Nautico di Genova dal 21 al 26 settembre, dove Scania, così come ha fatto l'anno scorso, sarà presente con i suoi apprezzati motori marini. A Bruxelles dal 7 al 12 ottobre il costruttore svedese con la sua produzione per il trasporto persone sarà presente al Busworld 2023, una delle più importanti manifestazioni europee del settore. Infine dal 7 al 10 novembre la Casa del Grifone sarà ancora protagonista in quello che da qualche anno è diventato l'evento di riferimento per la mobilità sostenibile, cioè Ecomondo. E anche oggi purtroppo siamo arrivati alla fine della puntata, non ci resta che ringraziare tutti voi che siete stati con noi e i nostri ospiti Marta Mottana e Mauro Colombo. Ma anche e soprattutto augurarvi buone vacanze. Ci ritroverete qui, se vorrete, il 7 settembre. Ciao e come sempre, stay tuned. Si ringrazia Scania.